Palazzo Baciocchi, Corte di Assise di Bologna. Per un mese l'Italia ne ha parlato. Oggi vi si conclude il terzo processo contro Ettore Grande. L'avvocato stoppato della difesa illustra eloquentemente ai giornalisti la perizia del professor Cagna. I fori riscontrati nel cranio di Vincenzina Virando, gli dice, suffragano l'ipotesi del suicidio. La Virando si sparò il primo colpo sul lato destro del collo. Scheggiata la seconda vertebra, il proiettile uscì da una delle ferite, mentre la scheggia produsse il foro alla nuca. Omicidio, sostiene il fratello della morta. Il difensore dell'Itala oppone il suo no risoluto. È entrata la corte. Dopo la replica del procuratore generale, che durerà 90 minuti, ultima controreplica di dell'Itala. Richiesta di assoluzione con formula piena. La parte civile su perizia Tovo e Canuto ha sostenuto la tesi dei due colpi alla nuca, dunque omicidio. Ettore Grande è come immerso nell'afa dell'attesa. Da quel mattino di Bangkok, 23 novembre 38, ore 7.30, più di 13 anni sono passati. Arrestato a Torino nel 39 e condannato nel 41 a 24 anni. Presenta ricorso. Nel 46 a Novara viene assolto per insufficienza di prove. Nuovo ricorso suo e del procuratore generale. E adesso nuova sentenza. Per 3 ore la corte rimarrà in camera di consiglio. La sentenza si legge ora sui volti del cognato e della sorella. Assolto per non avere commesso il fatto. Bologna mi ha reso giustizia, egli dice.